Manzano, Pavia di Udine, Butrio e il Cividalese, le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo scatenatasi oggi e non è finita. Curiosa operazione antidroga della Guardia di Finanza. Tre persone sono finite in manette grazie alla confessione nel sonno di una di loro. In Carnia un orso bruno è stato catturato a fini scientifici, porterà un collare che permetterà di studiarne i comportamenti. È stata presentata a Roma, alla presenza del ministro Franceschini, la mostra Volti di Palmira ad Aquileia, in programma dal 2 luglio al Museo Archeologico. Il mercato tiene banco, mentre Fofana lavora per arrivare in perfetta forma al ritiro del 6 luglio. Buonasera a tutti dalla redazione di Udinese TV, bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con l'informazione. Tra poco racconteremo nei nostri servizi tutte le notizie di oggi con un'ampia pagina dedicata al maltempo. Prima però andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i temi della giornata sportiva. Buonasera Alice Vatelloni. Buonasera a te Giorgia, buonasera a tutti voi da casa. Questa sera un occhio al mercato, sia in entrata che in uscita, per quanto riguarda l'Udinese in attesa della preparazione che appunto dovrà iniziare il 6 luglio, ma c'è già qualcuno che nei campi del Dino Bruseschi sta incominciando a scaldarsi. E sempre nei campi del Dino Bruseschi andremo a vedere una nuova giornata dei City Camp, dei ragazzi che stanno vivendo la loro avventura, e poi ci sposteremo a Pordenone, o per meglio dire a Palermo, perché sentiremo le parole del nuovo mister in rosanero, Bruno Tedino. Linea a te Giorgia per la cronaca e noi ci rivediamo più tardi. Grazie Alice, tra pochissimo. Dunque era stata ampiamente prevista questa ondata di maltempo, in effetti si è rivelata piuttosto violenta. Due momenti critici nella giornata, la mattinata e il tardo pomeriggio. Cominciamo da quello che è successo in mattinata nel servizio di Davide Zanirato. Nuova giornata di emergenza in Friuli, soprattutto la fascia del Friuli orientale, quella più colpita, da Manzano a Butrio sino a San Giovanni al Natisone fino poi a Cividale. Decine gli uomini delle squadre di protezione civile locale intervenuti per allagamenti, alberi caduti sulla strada, vento forte, cartelli stradali divelti. Come avevano previsto i meteorologi, piogge intense, grandine e raffiche di vento sono tornate a flagellare la nostra provincia già dal mattino. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel corso della giornata a Pavia di Udine, dove è stato segnalato un guasto elettrico in una centralina. Diversi gli allagamenti come a Risano, Lauzacco e Persereano, mentre a Lumignacco è saltata la corrente. A Butrio è stata transennata la strada che conduce all'abitato di Orzano perché l'acqua proveniente dalle campagne aveva invaso entrambe le carreggiate. Lungo la regionale 56 un'auto invece è finita fuori strada. Danni pure nel Cividalese e la protezione civile rimane in allerta con i corsi d'acqua sorvegliati speciali. Un nuovo peggioramento è previsto dalla serata. Lungo le coste, infine, potrebbero esserci disagi legati alle mareggiate e al possibile fenomeno dell'acqua alta. E allora, tra i comuni più colpiti, Manzano, con scantinati allagati, alberi abbattuti, strade impercorribili. Ci dicono che la frazione di Manzinello è tuttora isolata, irraggiungibile. Abbiamo seguito il prezioso lavoro dei volontari della Protezione Civile. È passata da circa un'oretta la perturbazione sul territorio del comune di Manzano, uno tra i più colpiti di questa nuova ondata di maltempo. Alessio fa parte della squadra di protezione civile del comune. Quali sono le situazioni più critiche? Ma diciamo che la parte più colpita del comune di Manzano sono due fondamentalmente. Quella dietro di noi che è Manzinello, sulla strada che viene collegata poi a Percotto, e la zona che da Manzano va verso Butte, tutta quella la zona via Sottomonte. Ci sono un paio di cantine allagate, le strade erano allagate, quindi prima abbiamo messo in sicurezza la statale dove c'erano degli alberi che erano caduti in mezzo alla strada, e una volta messa in sicurezza la viabilità della statale principale siamo passati interno al paese e abbiamo bloccato le strade che erano allagate finché il tempo, fortuna permettendo, ci ha permesso di effluire l'acqua in modo naturale, e adesso stiamo svuotando cantine, stiamo portando soccorso alla gente che ha cantine allagate e con i sacchi a protezione di un eventuale ritorno del maltempo. E infatti questa potrebbe essere solo una pausa, perché in serata sono annunciate nuove precipitazioni. Esatto, così ci hanno già avvertito anche dalla SOR di Palmanova, l'allerta è sempre massima, viste e considerate le condizioni e il meteo previsto.
E in effetti così è stato, perché quelle che avete visto fin qui sono le immagini di questa mattina. Poi c'è stata una nuova ondata attorno alle 16 con un forte vento da sud che ha determinato numerose situazioni di criticità, in particolare nella bassa pianura, per cadute di alberi e tronchi sulla viabilità sia principale che secondaria. Noi andiamo in particolare ora a Lauzacco, dove poco fa un albero è caduto su un'automobile e davvero per miracolo è rimasta illesa la conducente. Lì per noi c'è Monica Nardini. Sì Giorgia, mi trovo a Percotto nella carrozzeria del frate, sono in compagnia del signore Vittorino Cabas, soccorritore proprio della carrozzeria. Alle nostre spalle ciò che resta dell'auto che oggi è proprio stata investita da un albero sulla strada che collega Udine a Palmanova. Questo è avvenuto, signor Vittorino, mi diceva intorno quasi all'incrocio per l'altezza di Lauzacco. Sì, nel comune di Lauzacco, all'altezza dell'incrocio di Tisano. Ecco, vediamo, insomma, è impressionante. Per fortuna, da quanto risulta ferita una conducente, donna, in maniera non grave, no? Da quanto almeno lei sa. Quello che ho capito io dai pompieri, ha detto che si è buttata dall'altra parte e così si è arrivata a salvare. Ecco, è impressionante, però non è stata l'unica vettura di cui oggi avete ritirato, Così brutta è questa. Le altre erano tutte allagate stamattina. Quante auto avete recuperato allagate? Ma è un 6 macchine. Nel comune di Percotto e Manzinello nel comune di Manzano. Anche Percotto particolarmente oggi colpito da queste maltempo. Tutta la piazza e tutte le strade era isolata, Percotto era isolata, solo la strada che andava giù a Trevignano era aperta. Grazie Vittorino per questa testimonianza, dunque anche buon lavoro, speriamo nelle prossime ore non ricapiti quanto è avvenuto alla signora. A voi la linea. Grazie Monica, tra l'altro torneremo tra pochissimo a collegarci con Monica Nardini, perché ci sono altre zone in cui appunto si stanno vivendo delle ore davvero critiche. Io vi leggo alcuni dati del report, del comunicato diramato dalla Protezione Civile poco fa, che parla di 180 volontari delle squadre comunali di protezione civile che attualmente stanno operando sul territorio. A seguito dell'elevato numero di richieste di aiuto da parte di privati cittadini, i comuni di Pavia di Udine, Buttrio e Cordenons hanno attivato i propri centri operativi comunali per gestire al meglio le emergenze sul proprio territorio. Intenso il lavoro al numero unico per le emergenze, l'112, che ha smistato 135 chiamate per problemi legati al maltempo dalle ore 16:30 ad ora, 316 totali dall'inizio dell'ondata di maltempo. La zona più colpita dalle precipitazioni è stata Cividale con 50 mm in un'ora, mentre le raffiche di vento hanno raggiunto i 96 km orari a grado. Allora, dovremmo essere già in grado, credo di vederla, di collegarci di nuovo con Monica Nardini. Monica, dici dove sei? Intanto ti vedo nuovamente con l'ombrello, quindi assolutamente non è finita. Monica, a te. Dice che non sente. Vai. Sì, siamo all'inizio nel passaggio tra la zona industriale di Manzano e Manzinello, frazione dunque del comune di Manzano. Come vedete sta piovendo, i campi sono allagati, anche nella mattinata la situazione era critica, adesso risulta leggermente, ma proprio leggermente migliore rispetto a questa mattina, ma appunto come detto sta piovendo, nelle prossime ore l'allerta continuerà a esserci il meteo, quindi possiamo solamente immaginare quali scenari si prospettano. Vediamo le strade allagate, l'ingresso appunto come detto dalla zona industriale di Manzano verso Manzinello risulta adesso chiuso e la situazione ovviamente è monitorata, si presta grande attenzione, si cerca di anche garantire una circolazione serena il più possibile. Vediamo se il nostro Fabio vi può mostrare anche i campi negli stati in cui sono, con qualche zoomata vediamo proprio l'acqua molto alta, le condizioni in cui si trovano e ovviamente vediamo la strada, quanto resta appunto della strada percorribile. Quindi anche Manzinello la situazione continua a essere al momento problematica. Per il momento è tutto, a voi la linea.
Grazie, grazie mille Monica. Se ci saranno altri aggiornamenti torneremo ovviamente da te nel corso del nostro telegiornale. Ricordiamo appunto che l'ondata di maltempo è destinata a proseguire, si prevede una nuova allerta arancione per la giornata di domani, mentre questa sera fino a mezzanotte circa dovrebbero continuare a esserci dei temporali anche forti in varie zone della nostra regione. Se ci saranno aggiornamenti, ripeto, torneremo a collegarci con Monica Nardini. Ora cambiamo argomento. E parliamo di una curiosa operazione della Guardia di Finanza. In manette sono finiti tre organizzatori del traffico di droga proveniente dalla Calabria e destinata al mercato udinese. Tra loro c'è anche un tolmezzino, un ex legionario che stava progettando di portare la cocaina da Panama, con un container e che ha confessato tutto nel sonno. Tanti appunto gli aspetti curiosi dell'operazione, andiamo, ce li racconta tutti Francesca Santoro. Facevano arrivare la droga per la piazza udinese dalla Calabria, ma avevano un progetto più ambizioso, ovvero l'acquisto di un grosso carico di cocaina da Panama. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Udine ha però infranto i sogni della 51enne calabrese Stella Lampi, del fratello Antonino di 48 anni e del compagno di lei, Elvio Del Fabbro, 71 anni di Tolmezzo, tutti in manette. Le indagini sono state avviate a settembre dopo il fermo durante un controllo stradale di uno spacciatore. La donna, che a Udine lavorava come cuoca, nella ristorazione aveva trovato i collaboratori per smerciare la droga, di cui il nome dell'operazione, chiamata dalla finanza Cucine da Incubo. È stata poi ricostruita la rete di spaccio messa in piedi, finanziata dall'anziano friulano, ex legionario, che aveva così investito le indennità percepite dall'assicurazione dopo essere scampato un attentato di Al-Qaeda in Marocco. Aperta una società di spedizioni marittime a Panama, l'uomo aveva preso contatti per trasportare in Europa un container di cocaina. Con un investimento di 500.000 euro avrebbe guadagnato 2 milioni e mezzo. Determinante per le fiamme gialle, l'uso di apparecchiature di videoregistrazione nella casa di Viale Tricesimo dell'uomo. Del Fabbro, peraltro, ha confessato tutto senza saperlo, ovvero parlando nel sonno. Le intercettazioni ambientali eseguite dalle fiamme gialle di Udine sono state quindi, come avete sentito, fondamentali, in quanto hanno permesso di registrare appunto la confessione nel sonno. I dettagli ci sono stati illustrati dal comandante del nucleo di polizia tributaria, Davide Cardia. Sentiamo. Tanti gli elementi curiosi di questa operazione, tra cui il fatto che le intercettazioni ambientali hanno permesso di ascoltare quello che uno degli arrestati diceva durante la notte. L'anziano friulano aveva l'abitudine di parlare nel sonno, in rigorosa lingua friulana, e proprio sull'operazione di tentativo di introduzione da Panama dei 12 kg era stato particolarmente esplicito, esprimendo tutte le sue perplessità sulla bontà dell'operazione e sulla serietà dei suoi interlocutori. Precisiamo che in questa operazione l'anziano avrebbe dato fondo a tutte le sue risorse, quindi aveva tutto l'interesse di poter riuscire a guadagnare quello che era il suo desiderio iniziale, ossia quasi 2 milioni e mezzo di euro a fronte di un investimento di 500.000. Queste intercettazioni sono state fondamentali per voi, per le indagini? Le intercettazioni sono state sicuramente risolutive, abbiamo dato atto anche di aver eseguito un'operazione cosiddetta straordinaria, che è il sequestro differito dello stupefacente. Nel momento in cui nella casa dell'anziana abbiamo cercato di installare delle videoriprese, abbiamo reperito mezzo chilo di cocaina ed un fucile di fabbricazione russa con 29 cartucce, due delle quali già incamerate e pronte al fuoco. Questa operazione speciale ha consentito non di formalizzare il sequestro in quella data, ma di formalizzarlo oggi, sempre su autorizzazione della Procura della Repubblica, per evitare di svelare alle persone qual era l'attività della forza di polizia in atto. La droga era destinata al mercato udinese? La droga era tutta destinata al mercato udinese. Veniva da Gioia Tauro, dove la donna, Stella di 51 anni, si recava periodicamente a mezzo treno, a mezzo aereo, ma sempre facendo ritorno con autolinea, quindi con corriere, portando al seguito lo stupefacente. Questa sera alle 21.30 andrà in onda su Udinese TV uno speciale del nostro telegiornale dedicato al terrorismo internazionale, condotto da Nicola Angeli con in studio Marco Rioles. Avremo anche un'intervista esclusiva al questore di Udine, Claudio Craccovia, che analizzerà insieme a noi la situazione internazionale e la declinazione a livello locale dei dispositivi ministeriali. Vi proponiamo una piccola anticipazione.
Claudio Cracovia, questore di Udine. Da un recente articolo del The Guardian si è messo in luce il fatto che in Italia ancora, fortunatamente, non si sono ancora avuti attentati terroristici, e questo viene spiegato, insomma, dai media inglesi. Potrebbe derivare dal fatto che qui nel nostro paese si sono sviluppate delle forme di controllo e di prevenzione legate anche alle passate esperienze, quelle per i fenomeni mafiosi del terrorismo anni 70. Condivide questa analisi? Posso condividerla, però io su questi temi, come voi sapete, sono sempre molto cauto. Ciò che conta è l'attenzione, il rigore con cui uno cura sia l'attività informativa, sia tutte le misure di prevenzione in occasione di eventi, avvenimenti, e comunque l'impulso che dà all'attività di intelligence, che non deve mai tralasciare alcuna situazione, anche quella che potrebbe apparire normale, rientrante in routine, deve destare attenzione e quindi deve far mantenere la guardia sempre alta. Io comunque, voi sapete, rispetto a queste minacce sono sempre molto cauto, perché si tratta di un nemico asimmetrico che può colpire ovunque, comunque e chiunque, insomma, quindi massima attenzione, come del resto stiamo facendo ormai da anni. La nostra regione a livello italiano ha qualche minaccia particolare, visti i suoi confini? Ma guardi, io parlo della provincia di Udine, non mi sbilancio sulla regione perché non voglio debordare da quella che è la competenza. Diciamo che minacce, elementi concreti di minaccia non ce ne sono, però ripeto, la nostra attenzione è sempre comunque massima. L'ANCI del Friuli Venezia Giulia ha raccolto l'allarme dei vari comuni che sono preoccupati per le ricadute sulle manifestazioni come Barcolana, per esempio, e Friuli Doc, conseguenti ai nuovi dispositivi in materia proprio di sicurezza. Il rischio, ha spiegato Pezzetta, è che comuni, comitati, proloco non organizzino più eventi come sagre, concerti, fiere, eccetera, con un duplice effetto negativo: da un lato l'impoverimento della vita sociale e dell'attrattiva dei territori, e dall'altro l'assecondare la strategia del terrore, che ha come obiettivo proprio la paura delle persone. Ed ora andiamo in Carnia, dove un orso bruno è stato catturato ai fini scientifici da un team di esperti dell'Ateneo Friulano e del Corpo Forestale. Sedato per alcune ore, Elisio, questo è il nome dell'orso, è stato dotato di un radiocollare che potrà fornire molte informazioni utili sui suoi comportamenti e spostamenti. Si chiama Elisio, come il cacciatore che per primo l'ha individuato. Ha circa 4 anni e pesa 131 kg, questo orso bruno catturato per alcune ore a fini di studio nei boschi del comune di Verzenis. L'operazione, avvenuta nella notte tra il 22 e 23 giugno, ha visto impegnato sulle pendici del Monte Lovinzola un gruppo misto dell'Ateneo Friulano e del Corpo Forestale Regionale. Elisio è stato sedato, sottoposto a prelievi e dotato di un collare satellitare che permetterà di monitorare, per un massimo di 18 mesi, i suoi comportamenti e movimenti. È il settimo orso catturato negli ultimi 6 anni dall'università, in collaborazione con la provincia di Udine, a fini scientifici. Al momento in Carnia ne sono presenti 2 dotati di radiocollare, rispetto a una popolazione regionale che conta tra i 7 e 9 esemplari. Il dispositivo permette di raccogliere informazioni utili a una migliore gestione e protezione della specie e di prevenire eventuali danni al patrimonio zootecnico. Nel caso di Elisio, per gli esperti sarà particolarmente interessante studiare anche le interazioni con i suoi simili, tra cui l'orso Francesco, protagonista delle ricerche dell'ultimo anno. Entrambi gli esemplari stanno frequentando l'area dell'Alta Destra Tagliamento, compresa tra i comuni di Ampezzo, Socchieve, Tramonti e Forni di Sotto. Promoturismo FVG punta sulle tante peculiarità del territorio in un'ottica slow per promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con il direttore Petrangelo in occasione della presentazione a Palazzo Belgrado della guida che il Touring Club ha dedicato alla Romea Strada. Vediamo. Diciamo che il turismo slow è il marchio fondamentale, cioè tutto quanto il nostro piano del turismo, l'identificazione strategica del posizionamento del prodotto turistico regionale è sul marchio slow. Essendo una regione piccola, abbiamo come obiettivo quello di far conoscere e di strutturare la visione e il posizionamento della Friuli Venezia Giulia. Accreditare la nostra regione come regione di destinazione turistica importante è un lavoro fondamentale che stiamo facendo. Chiaramente questo accreditamento si compone di diverse
diverse, di diversi pezzi. Ci sono le main line, che è il turismo del mare, però il resto della regione si compone anche di altre cose e bisogna trovare tutte quante queste altre linee di interesse e prodotti per completare e rafforzare l'offerta turistica regionale. Declinazioni che sono apprezzate? Alcuni di questi sono all'inizio, sono un po' di nicchia. I cammini della fede sono una cosa conosciuta in un ambito al momento ancora abbastanza ristretto, ma che si sta ampliando, e il nostro lavoro è quello di creare una consapevolezza diffusa a livello nazionale e internazionale dell'esistenza di questi cammini che tracciano per la nostra regione. Noi stiamo lavorando, la provincia sta lavorando con dei progetti dell'Interreg, quindi finanziamenti europei. La stagione estiva come si preannuncia? Gli operatori sono contenti dell'inizio? L'agricoltura piange la siccità, noi piangiamo i laghi ancora vuoti in montagna per i nostri bacini di innevamento, e c'è chi è contento perché il bel tempo chiaramente sta dando un booster importante a quello che era già industrialmente una stagione che si era preannunciata con delle prenotazioni molto in anticipo e molto più importante dell'anno scorso. Noi crociamo le dita. Eh sì, è partita col bel tempo la stagione, poi in questi giorni i piani sono un po' cambiati, quelli del meteo. Tra pochissimo, tra l'altro, ci collegheremo nuovamente con Monica Nardini per altri aggiornamenti per quello che riguarda la situazione nel Manzanese. Prima parliamo della mostra Volti di Palmira ad Aquileia, che è stata presentata oggi a Roma in presenza del ministro Franceschini, mostra che sarà ospitata al Museo Archeologico di Aquileia dal 2 luglio al 3 ottobre ed è la prima mostra in Europa dedicata a Palmira dopo le recenti distruzioni. Vediamo. Non è solo una mostra, ma in primis un'operazione di politica estera culturale, Volti di Palmira ad Aquileia. L'esposizione, in programma dal 2 luglio al Museo Archeologico Nazionale, è presentata oggi a Roma in presenza del ministro Franceschini. L'evento riunirà 16 reperti originari di Palmira, alcuni dei quali per la prima volta dopo la loro dispersione nelle collezioni occidentali, e 8 da Aquileia, a dimostrare la vicinanza culturale tra le due città. Siamo partiti con il Bardo di Tunisi, poi siamo arrivati all'Iran con il Museo Archeologico Nazionale di Teheran e ora siamo arrivati ai Volti di Palmira. Un'archeologia ferita di cui riusciamo a parlare anche perché dobbiamo avere una preoccupazione che è e deve essere un patrimonio comune. Questa è memoria dell'umanità, non è soltanto nostra, non è soltanto di chi adesso ha la fortuna di poter guardare a quei luoghi, ma dobbiamo preservarli e mantenerli e anche ricostruirli laddove gli attacchi terroristi li hanno distrutti. Sono delle mostre che vogliono rappresentare un Mediterraneo di 2000 anni fa o di 1800 anni fa, che costituiva un'unità non solo di produzioni economiche integrate, ma anche e soprattutto un'identità culturale. E ritengo che in questo 2017, in cui la convivenza intorno al Mediterraneo è sottoposta a tante minacce, parlare di capacità di convivenza e parlare di cross fertilization e parlare di influssi reciproci è sempre qualcosa di positivo. In occasione della mostra sono previsti anche vari eventi collaterali, tra cui l'esposizione che riunisce 20 fotografie inedite su Palmira del maestro Elio Ciol, scattate nel 1996. A ingresso libero sarà ospitata dal 2 luglio nei nuovi spazi della Domus e Palazzo Episcopale. Dovremmo essere pronti a collegarci nuovamente con Monica Nardini per tutti gli aggiornamenti dal Manzanese, credo. Monica, veniamo da te. Sì, esatto. Sono in via delle Tifie a Manzano, nella zona del sottopasso ferroviario. Sono con il caposquadra della Protezione Civile per quanto riguarda il comune di Manzano. Sono in compagnia del signor Tiziano Veceglio, dico giusto, perché il foglio in mano non si arriva a tenere con l'ombrello e le tante attrezzature. Siete all'opera da tante ore su questo tratto che vediamo allagato. Siamo qui all'opera ormai da stamattina, dopo delle 11. Abbiamo cominciato qui a pompare acqua il primo pomeriggio dalle 3 in poi, perché abbiamo dato un attimino priorità alla situazione che avevamo in paese. Avevamo degli scantinati, eravamo allagati, quindi c'era la persona che era un attimino presa un po' dal panico, quindi abbiamo operato in paese prima. Qua l'urgenza era minore, infatti abbiamo chiuso la strada e fine. Attualmente la situazione com'è? Quanti uomini stanno operando in questo momento? Stiamo operando adesso nel nostro comune, siamo in 14 persone, stiamo aspettando, ci stiamo girando un attimino i turni. Poi sono 6 persone dal comune di Udine, 3 persone di 3 o 4 mi sembra di Ronchi dei Legionari e una squadra appena arrivata di Teor,
con 6 persone, con una idrovora più grande. Che ci rispetto danno. Appunto a questo strato che stiamo vedendo del sottopasso, prevedete di liberarlo per la nuotata, nuotata che però si preannuncia altrettanto problematica, no? Quello. Infatti noi contiamo di liberarlo, però lasceremo chiusa la strada fino a domani, fino a quando non interverranno i tecnici a ripristinare qua le pompe elettriche. Per il momento quali sono le raccomandazioni che possiamo dare alla popolazione? Se possibile state a casa, non usate i mezzi, nel limite del possibile, perché le strade sono ancora piene di fango, l'illuminazione da qualche parte magari potrebbe non essere presente. Un consiglio, state a casa, non muovetevi con i mezzi. Grazie, allora grazie signor Tiziano Vecellio, capo squadra della Protezione Civile per il Comune. Da Manzano è tutto, a voi la linea. Grazie, grazie mille Monica per questi preziosi aggiornamenti e anche insomma consigli che non guastano mai assolutamente. Noi siamo arrivati al momento delle notizie sportive, allora torno da Alice Matelloni. Grazie Giorgia, e sì, come avete sentito dai titoli non è ancora iniziata la preparazione per la prima squadra, eppure c'è già qualcuno che si sta allenando e corre nei campi del Dino Bruseschi. Stiamo parlando di Seco Fofanà, che sembra seriamente intenzionato a ricominciare a pieno ritmo dopo l'infortunio che l'ha visto coinvolto e che l'ha tenuto fermo per diverse giornate di campionato. Vediamolo all'opera con Maurizio Ferrari. Cinque mesi per gustarlo con giocate da fuori classe, altri cinque di attesa tra infortunio e sosta estiva prima di rivederlo in campo per una gara ufficiale. Uno dei tasselli più importanti per la stagione 2017-2018 non arriverà dal calciomercato, si chiama Seco Fofanà. Sì, il centrocampista classe 1995 ha finalmente smaltito la frattura rimediata a marzo contro la Juventus e dopo aver fatto capolino al Bruseschi nel finale di stagione si è ripresentato nelle strutture bianconere per correre e anticipare di qualche giorno l'inizio della preparazione. L'ex City scalpita in appena un girone aveva impressionato pubblico e critica per dinamismo, grinta e soprattutto per aver messo a segno anche 5 gol di cui almeno 3 di rara bellezza. Mister Del Neri, che aveva elogiato Fofa ancor prima di poter iniziare a lavorare con il suo centrocampista franco-ivoriano, sa di poter nuovamente fare affidamento sul suo gioiello, che in attesa di tornare a indossare la maglia dell'Udinese ha anche scelto di vestire quella della Costa d'Avorio. E se gli elefanti non vedono l'ora di poterlo convocare per i prossimi impegni, ancora più attesa c'è tra i sostenitori bianconeri, che hanno individuato in Seco uno dei beniamini della scorsa annata. Magari, sperando che prodezze balistiche come quelle di Palermo e Bergamo, letteralmente incantevoli dal punto di vista tecnico, possono essere ripetute anche alla Dacia Arena, dove comunque il pubblico ha potuto assaporare almeno un gol meraviglioso di Fofanà. Bentornato Seco! Seco Fofanà non si ferma, ma in attesa dell'inizio della preparazione non si ferma neanche il mercato. Diverse ancora le questioni in bianco nero da definire, sia in entrata che in uscita. Stefano Giovanpietro. Con le tue offese, un regista che risponde male, Marti Scortese. Delineare. Questo è il verbo più utilizzato negli ultimi giorni relativamente a due aspetti importantissimi della stagione agonistica che aprirà i battenti per quanto riguarda l'Udinese il prossimo 6 luglio al Bruseschi. 9 giorni di test e lavoro ed inevitabile rosa allargata prima del trasferimento in Carinzia a Sankt Veit, dove alla Jacques Le Mans Arena saranno 4 i test da disputare, svelato l'appuntamento del 30 luglio quando l'Udinese se la vedrà con l'Hannover, formazione che ha appena guadagnato nuovamente la Bundesliga. Si tornerà a Udine anche per il grande opening match della stagione sportiva della Dacia Arena contro una blasonata squadra straniera. L'anno scorso fu il Middlesbrough e c'è grande attesa per il nome dell'avversaria di quest'anno prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia poco prima di Ferragosto. Delineare, dicevamo, verbo molto strettamente legato anche alla rosa, tanti nomi che impazzano in questo periodo sia in entrata che in uscita, a cominciare dal solito Alex Meret. Il Napoli sonda il terreno per lui e questo potrebbe agevolare la pista che riporterebbe in prestito il classe 1997 alla SPAL, con Semplici che continua a sperare di avere a disposizione il portiere del miracolo promozione anche per la stagione del ritorno in A dopo 49 anni. Squadra di Ferrara che sogna il triplo colpo perché è forte, non un mistero, l'interesse per Thomas Hertaux e Rieder Matos che potrebbero cercare rilancio nella squadra neopromossa. Nelle ultime ore si registra anche un forte interessamento del CSKA di Mosca con
netto sorpasso all'Espagnol per Ali Adnan, che potrebbe essere pronto ad affrontare questa nuova avventura, soprattutto visto e considerato che l'imminente arrivo di Pezzella andrà ad arricchire un ruolo in cui già il peso di Samir è molto. Trapelano conferme da parte della gente del classe 97 sull'approdo a Udine, con il Napoli che è restato beffato. Per la mediana, oltre ai nomi di Taiderbe, Rami e Bisoli, riprende quota anche il friulano Krisetic, sul quale ci sono i fari anche della Sampdoria, che ha appena ceduto Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona. Tra i protagonisti, lui della salvezza del Crotone, come Falcinelli, che ha annunciato che non resterà al Sassuolo. L'Udinese è alla finestra, ma deve prima capire quanto facciano sul serio Lazio e Inter, interessate al bomber da 13 gol questa stagione. In alternativa, proposti Sio del Run e Caraba, reduce dal prestito all'Al-Ittihad. Prospetti interessanti, anche se probabilmente l'ipotesi Falcinelli potrebbe intrigare maggiormente il popolo bianconero. Nelle strutture del Dino Bruseschi intanto continuano i City Camp. Immersi nell'avventura i ragazzi del secondo turno oggi alla terza giornata della loro settimana di attività. Andiamo a vedere nella clip alcune immagini della giornata di oggi. Signore e signore, ora spegnete il cellulare. Il capitano servirebbe un sacchetto per vomitare. No, 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 guarda che non era per me. Ah, mi scusi. Allacciate le cinture che stiamo per atterrare. Non abbiamo alternative, atterriamo in tangenziale. Ma papà, non so cosa dirti, non trovo un lavoro che mi piace. Hai affittato una Ferrari che può solo accompagnare. E queste sono alcune delle immagini che potrete vedere questa sera dalle 20 nello speciale dedicato proprio ai City Camp, per seguire passo dopo passo questi ragazzi appunto in questa avventura. Ci spostiamo ora sul fronte Pordenone, perché sono passati pochi giorni dall'ufficializzazione del nuovo allenatore Leonardo Colucci, che appunto raccoglie una pesante eredità, quella del mister Bruno Tedino, nuovo allenatore del Palermo. E allora sentiamolo in conferenza stampa nelle sue prime parole in rosanero. Io credo che con l'intelligenza e l'educazione si risolvono sempre tantissimi di problemi. Non credo che non mi sono posto la domanda, perché mi sono sempre atteggiato nella stessa identica maniera. Sono sempre stata una persona generosa, che ha sempre dato, non ha voluto mai in cambio niente. Non ho scheletri nell'armadio, perché ho due passioni nella vita: ho la mia famiglia e il mondo del calcio. Quindi continuerò a essere quello che sono stato finora, cioè un grande lavoratore, e con il mio staff ci portiamo spesso il lavoro anche a casa, siamo piuttosto maniacali da questo punto di vista, e deve essere così, perché secondo me nei dettagli si riesce a ricavare qualcosa di più importante ancora. Secondo me è un destino, perché mia figlia tifa Palermo. Non lo so, è da molti anni che lei è una ragazza che ha 22 anni e almeno da 10 anni tifa in maniera veramente pesante Palermo. Probabilmente, essendo una ragazza, il colore rosa lo ha attirato, però è molto accanita, ha sempre tifato per il Palermo. Il calcio è fatto di equilibri, è chiaro che il Palermo in Serie B è una squadra ritenuta molto forte. È normale che nell'equilibrio bisogna essere molto bravi alle chiusure preventive, alle marcature preventive, e quindi è un lavoro che deve fare lo staff tecnico affinché questo possa succedere. Però credo che anche qua una squadra forte è una squadra che è equilibrata, che è elastica, che è razionale. E con le parole di Tedino noi ci salutiamo, ma prima ripasso la linea a te, Giorgia, per le previsioni del meteo.
Grazie Alice, prima ricordiamo alle 21 questa sera una nuova puntata di Case da Sogno FFG, Luca contro Luca, con Luca Pressacco e Luca Buttò che si sfideranno sul tema case di montagna, davvero delle case da non perdere questa sera, quindi guardate la puntata e poi votate quella che preferite sulla pagina Facebook di Udinese TV. Le previsioni del tempo ora ce l'ho da variabile a nuvoloso, domani saranno probabili i rovesci, temporali sparsi con piogge più intense ad est e verso le Prealpi Giulie, sulle zone occidentali possibili maggiori schiarite, sulla costa Sofiarelli Beccio sostenuto con possibili mareggiate sulle coste esposte. È tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Udinese TV.